Entriamo nel camerino di Rafael Gualazzi, il Politeama di Lecce, per questa tappa leccese di questo tour Happy Mistake. Ecco, partiamo dal nome che dà il titolo anche al tuo album, Happy Mistake. Happy Mistake sta, diciamo, a rappresentare, a descrivere una serie di felici coincidenze che sono avvenute durante la creazione dell'album. Come nella vita, anche nella musica esistono questi felici errori, queste felici coincidenze, che, diciamo, sono lo spirito della creatività. Vivi a Londra, una scelta artistica, era una necessità per il tuo percorso artistico andare via da qui? Diciamo che sicuramente essendo una città che è la cerniera tra il mondo afroamericano e il mondo europeo, quindi tra la cultura afroamericana e quella europea, anche un motivo pratico perché il mio lavoro si suddivide tra Parigi, Milano e diverse capitali e purtroppo la mia cittadina che ho sempre nel cuore, che porto sempre dietro, insomma, con me è molto dislocata e quindi per un lavoro come il mio che ha bisogno, insomma, di spostamenti repentini per promozione, per concerti, è più pratico abitare in una città e io ho scelto per il momento di stare a Londra, però domani potrebbe essere qualsiasi altro luogo. Come vedi la musica italiana attuale? Ma credo che ci sia una grande sensibilità musicale e che ci siano assolutamente degli artisti molto validi e che è importante valorizzare il panorama musicale italiano dando più spazio alla musica. Sente spesso parlare di talent, tutti a puntarsi il dito contro. Se tu non fossi arrivato al successo, avresti tentato la strada del talent? Ma diciamo che sono percorsi rispettabilissimi, ognuno ha il suo percorso. C'è chi studia, chi fa tanta gavetta per tanto tempo e poi ha un'esposizione mediatica, come nel mio caso ad esempio, e c'è chi ha un'esposizione mediatica e poi deve fare tanta gavetta. Comunque l'esperienza la devi sempre fare, Nei nessuno tuoi. diciamo, regala niente in questo ambito come in tanti altri, bisogna, per essere professionali bisogna fare delle esperienze. Nei tuoi testi tante figure retoriche, leggi molto. Io leggo abbastanza, diciamo che ci sono certe immagini che mi colpiscono particolarmente e che restano dentro il mio cuore, come ad esempio alcune immagini di Pascoli, ma anche alcune immagini più bizzarre di Paraziski, di alcune letture che ho fatto onomatopeiche. La letteratura è infinita e ci sono tante di quelle verità da scoprire nella poesia che credo non si finisca mai di imparare. Il tuo rapporto con i social network. Dunque, io ho una pagina Facebook che è Rafael Gualazzi Official, che uso per lavoro e per salutare i miei sostenitori. Credo che sia una maniera di trasmettere i propri progetti molto interessante. E ovviamente viene usata nella maniera in cui uno ritiene opportuno, cioè ognuno la può usare nella maniera in cui vuole. Io la uso per lavoro e credo che cioè, mi risulta essere molto utile.